cosa vedi? Viaggio per Svartalfheim, dice lei. Dipingi i segni per indicare i rifugi, dice lei. Così mi ritrovo a rischiare la pelle ogni dannato giro. Forse di queste ne ho disegnati un po' troppi, ora che ci penso. Ah! Volevi prendermi di sorpresa, gelido bastardo! Ma non oggi, Jotun! Non mi inganni anche se hai cambiato forma. Ne hai scelta uno? Aspetta un attimo! Non sono uno Jotun! Stupido Saccade! Ma dove è andato? E ora come esco da qui? Chiamate? Bene, allora i ratti ti divoreranno! Tanti saluti, Jotun! Dannati, Jotun ingordi! Non vi basta invadere le nostre terre, ora vol... di ghiaccio, eh? Lascia solo che ti prendai. Sfuggito alle tue trappole! Ora fatti vedere, o conoscerai la collera dell'Ami, supremo di Asgard! Supremo di Asgard? Come no? E io sono Hridmar, re dei nani appena risorto! Raccontane un'altra, Jotun. Sembra una trappola.
Eccoti finalmente. Ma che... ma come... nessuno Jotun è mai riuscito a fuggire. Porca vacca. Allora è vero, non sei uno Jotun. Allora devi essere... il supremo di Asgard, sì. E non ero in vena di trappole. Pur dovendo ammettere che... ammiro la tua astuzia. Sei riuscito a ingannarmi, anche se per un breve momento. Non è da tutti. Molti hanno fallito. Molti altri hanno pagato con la vita. Chi sei tu, nano? Bansky mi chiama. Prima dell'invasione ero un artista. Poi qualcuno ha avuto la bella pensata di farmi disegnare le indicazioni per i rifugi. E così ho trovato questo rifugio vuoto. Ho pensato che potevo servirmene, sai, per vendicarmi e dare una lezione a qualche Jotun. Ammetto che ci sono modi più efficaci di vendicarsi, ma... ogni viaggio inizia con un primo passo. Ma non avrei mai pensato di catturare un Aesir. Ah, per errore, tengo a precisare. Bene, hai avuto la mia attenzione. E forse un briciolo del mio rispetto. Allora, se posso chiedere, dove ho sbagliato? Perché le trappole hanno fallito? Non è che hai sbagliato. È solo che nei Nove Mondi non esiste creatura più esperta e astuta della tua preda di oggi. E più modesta. Un altro dei miei tratti. Non ho nient'altro da dire, ma devi guardare la tua preda negli occhi, perché sappia chi l'ha sopraffatta. Ah, sì, certo. Dovrei avvicinarmi a qualcuno molto più grosso di me che vorrebbe uccidermi. Wow, che idea geniale! E comunque, non sono un guerriero. E questo rifugio è tutto ciò che ho per difendermi. Posso affidarmi solo all'astuzia e al rifugio. Che altro mai potrebbe servirti? Buona caccia, Bansky. Anche a te.